rischio all'ultima settimana, settimana della prototipia. Quello che in queste settimane gli allievi hanno imparato di modelleria, abbiamo cercato di metterlo in pratica costruendo una borsa. Ogni allievo con il suo cartamodello ha incominciato a tagliare la pelle. Ognuno ha scelto il suo tipo di pelle, chi ha scelto una pelle bruciata, chi ha scelto un vitello e cavallino, e quindi siamo andati a vedere tutte le varie fasi di costruzione di una borsa. Prima tagliato la pelle, dopodiché l'abbiamo ripaccata, scarnita, poi siamo passati alla fase di accoppiatura o soppannatura, quindi abbiamo rifilato in base al tipo di modello. Una volta rifilati i pezzi, qualcuno ha incominciato a tingere manici, quadranti, fondo, e poi siamo passati alla vera e propria fase di montaggio, montaggio e cucitura. Montaggio interno di una borsa con tutte le varie tasche, abbiamo visto il montaggio esterno e dopodiché abbiamo fatto l'accoppiatura tra interno ed esterno. Quindi siamo arrivati a fare tutte le fasi complete di una borsa. Dopodiché abbiamo applicato gli accessori come necessitavano. Sono state fatte due tipi di costruzioni completamente diverse. Una è una tipica costruzione taglio netto, tutta taglio netto, mentre un'altra borsa è una costruzione mista, quindi parte taglio netto e parte interna rimboccata.